buonasera e ben sintonizzati. Oggi è una di quelle giornate in cui il tempo sembra proprio non trovare pace. Le previsioni danno cielo nuvoloso alternato a rovesci di pioggia nel corso delle prossime due ore. In ogni caso, tutto ciò non sembra aver scoraggiato i sostenitori delle due squadre, accorsi in massa allo stadio per trascinare i giocatori in campo. Prepariamoci quindi ad assistere a un grande spettacolo. Che cornice di pubblico splendida! È certamente un'accoglienza degna del blasone delle squadre in campo. Diamo il via alla partita. Cornelius in una posizione in cui può far male alla difesa. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Lancio lungo del portiere. Probabilmente questa azione poteva essere gestita meglio. Certo, da quassù è facile dirlo, in campo è un'altra cosa, però insomma. Musso. Sulla destra. Ha la possibilità di andare verso il tiro. Sepe la toglie dalla porta. Ha messo alla prova il portiere. Direi che il portiere è stato impeccabile, difficile fare meglio di così. C'è spazio, occhio! Gervinho. Prova il tiro. Finalizzazione decisamente infelice. Il tiro non è stato un granché, ma ha avuto il coraggio di provarci. Riceve la palla. Può provare. Sepe la toglie dalla porta. Aiai, stanno correndo rischi davvero inutili. L'assistente dell'arbitro segnala giustamente la posizione irregolare. Non sono riusciti a trovare lo spiraglio giusto per entrare in area. La loro azione si conclude qui. Musso. Musso. Può andare alla conclusione. Gervinho. E trova il compagno. Non c'erano compagni a suggerire una soluzione diversa. Può colpire. E c'è il palo. Vuole la profondità. Cornelius vuole la palla. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Tocco preciso. Musso. Cerca un'azione veloce. Lungo passaggio in avanti. Primo tempo che si conclude dunque qui. Nessuna delle due squadre è riuscita a bucare la rete avversaria. Sarà interessante seguire l'evoluzione della gara nella seconda parte. Che opinione ti sei fatto di questi primi 45 minuti? Stanno giocando abbastanza bene. Finora ho visto bei movimenti e un buon possesso palla. È mancato forse un po' di cinismo nello sfruttare le numerose occasioni avute finora. Qualche aggiustamento dovrebbe bastare a risolvere il problema. Io credo che sapranno cambiare la situazione nella seconda metà della gara. Primo tempo sullo 0-0 e dunque tutto è ancora... Ecco il tiro! Cornelius va via di forza, la gioca sulla destra, traversone in arrivo, splendida reazione del portiere, allarga il gioco a destra,
Scodella in avanti. Calcio di punizione per il Parma. La difesa li ha costretti a ripiegare, non potevano fare veramente altro. Gervinho riceve in posizione interessante. Salta e colpisce di testa! Non è riuscito a metterla dentro. Avevano molte opzioni in area di rigore. Questo è il modo di attaccare. Sembra che Mister voglia fare un altro cambio. Va in scivolata. Si riparte con un fallo laterale. Chance per tirare. La sfera entra in porta. Dunque. Fanno un passo avanti verso la vittoria, ma devono rimanere molto concentrati. Si propone in mezzo. Nello spazio cerca l'idea. Cerca lo spunto. Il Parma si la cava anche con un pizzico di fortuna. Grandissimo. Ottimo intervento in tackle nonostante la situazione di difficoltà. Ha evitato un gol sicuro. Prova a verticalizzare. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Bella apertura. Cross in arrivo. Deviazione di testa. Bella l'azione, anche se non è andata certo a buon fine. Il Parma deve dimostrare maggiore attenzione. Da quella posizione possono nascere azioni molto pericolose. C'è la palla lunga, in avanti. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo. Devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi. Qui deve tirare. Conclusione sul fondo. Hanno avuto meno occasioni degli avversari e ci hanno provato così. Forse è meglio avvicinarsi un po' di più. Entrambe le squadre hanno deciso di effettuare delle sostituzioni. La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. Calcio di punizione per il Parma. Finisce sul referto dell'arbitro con una munizione. Cerca il tiro. Può concludere. Il fischio finale è vicino. Questa potrebbe essere l'ultima occasione. Finisce così. Non c'è più tempo. È una grande vittoria, importantissima, ottenuta fuori casa, che offre ora grandi chance in vista del ritorno. Nel secondo tempo sono rientrati dagli spogliatoi con lo spirito giusto e sono riusciti a trovare il gol della vittoria. Si chiude qui il nostro collegamento.